Ho una stimata a mo' di Padre Pio, all'incirca più o meno, solo che io sono molto 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 meno santo, però quello che perdo in santità lo guadagno in blasfemia. Ah. Sì, come qualcuno di voi mi ha fatto presente nei commenti nel video di ieri, hanno ristampato anche il Favet Passage. E volete sapere perché non ve l'ho detto ieri? Perché esattamente mentre io cliccavo carica questo video, mettevano questa carta. Però voglio dire, anche stronzo io che volevo uscire la sera e ho fatto uscire il video al pomeriggio. Non si fa, non si fa, non si fa. Dunque, per essere politicamente corretto, come piace molto in questo particolare momento della nostra storia, dell'umana umanità, dovrei dire che sono veramente molto contento di rivedere stampate carte del genere e in realtà una parte di me è molto contenta di vedere ristampate carte del genere. Non nego che continuo ad avere lo stesso problema di ieri, in realtà, praticamente nonostante una rotazione di 4 set e un totale di 250 carte più o meno a set, quindi un migliaio di carte, nonostante tutto, post rotazione ci ritroveremo con la stessa perfetta mana base di adesso perderemo le Shockland, è vero, attenzione, è vero, ma cioè, Zendikar ci darà almeno altre 5 terre dual in qualche modo per andare a coprire metà delle Shockland, se non addirittura 10, perché insomma, Zendikar è sempre stata un'espansione molto basata sulle terre e ha dato sempre dato almeno una decina di terre doppie. Battaglia per Zendikar ci ha dato 5 Tangoland e 5 Mainland. Il primo blocco di Zendikar ci ha dato 5 Fetchland più 5 Mainland. Ok. E per quanto io sia contento di rivedere stampato il passaggio favoloso, perché cioè è la fetch del nuovo millennio praticamente, o se non altro del nuovo formato, mi sono reso conto che questo purtroppo, per me, ma per fortuna per molta altra gente, distruggerà molto probabilmente i prezzi di questa carta. E io che ho tipo intenzione di prendere un paio di box almeno di questa espansione, non ne tirerò fuori nulla da tutti i passaggi favolosi che tirerò fuori, perché molte altre persone li troveranno e piuttosto che tenerseli lì, li regaleranno, il prezzo crollerà un po' come, beh, ok. Sto per fare l'esempio un po' come è successo nel Grim Tutor, ma è un po' un'esagerazione. Ma in realtà anche no, perché prima era vecchissimo di una sola espansione e ovviamente stava ai miliardi. Adesso però, anche se è una mitica, è sceso di un valore bestiale. Ovviamente prima stava tantissimo perché appunto era solo di un'espansione. Però è sceso di un coso bestiale. Sto seguendo anche le carte del, no, dual deck, dello spellbook di Chandra. E cazzo, si stanno schiantando inesorabilmente anche quelle. Ora, ripeto, il prezzo medio di quella cosa è una ventina di euro. E già quando ti sei rifatto con una Chandra, ti sei rifatto di metà del prodotto. Però voglio dire, se con il resto del prodotto riuscivi tipo a ripagarti un'altra metà della metà, boh, forse potevi dichiararti contento. In questo preciso momento non so se sarà possibile fare neanche quello. Vabbè, proseguiamo. Questo era lo spoiler di ieri che ci siamo persi, l'ultimo spoiler più cospicuo e tutto. Poi, questo è di stamattina, credo, 3 ore fa, sono le 5 di mezzogiorno praticamente. Allora, 2-2 doppio rosso Goblin, gira, gioca con la prima carta del tuo mazzo rivelata, puoi lanciare tutti i Goblin che vuoi dalla cima del tuo mazzo. E finché la carta in cima al tuo mazzo è un Goblin, questo amico qui ha tutte le sue abilità attivate. Allora, è molto figo perché è tipo un goblin spione, credo che la traduzione in italiano sarà goblin spione. Ed è figo perché cioè, è un flavor win, si guarda la cima del mazzo, spia la cima del mazzo e copia quello che vede. Ma tipo, c'è questa cosa che ti fa. Allora, io con questa,
con questa e il Runaway Flame King posso spammare goblin all'infinito, cioè goblin infiniti dal mazzo. Si può andare infinito? Cioè, c'è il coso che ogni magia rossa ci dà un segnalino, quando arriva a tre segnalini puoi toglierlo per 3 mana. Con questo, con abbastanza goblin in cima, magari in qualcosa ti fa pescare per quando c'è una landa in cima al mazzo. Infinito! Infinito! E il goblin, l'elementare a un certo punto ruoterà fuori dal formato, ma rimarrà in Historic, rimarrà in Pioneer, rimarrà in Modern, in Legacy, Vintage, Commander, si giocherà in quei formati. Vintage non credo, Legacy pure, probabilmente neanche in Modern, però, insomma, non lo so, non lo so. Un power level altissimo sicuramente per questo set, per questa carta, ma quando vedo una carta che ti dice sì, beh, volendo potrei andare infinito, non sono molto eccitato. Questa l'avevamo già vista nei primi spoiler, nei primi leak che avevo anticipato. Instant, pesca una carta, poi pesca un numero di carte uguali al numero di questa carta nel tuo cimitero. Accumulated Knowledge funziona anche con quelle nel cimitero dell'avversario. Questa è un pochettino depotenziata. Lofty Denial, anche noto come Luftige Verwängerung. Figo. Al colpo 1 e mezzo. Praticamente dice: neutralizza una magia creatura, una magia in generale, a meno che il suo controllore non paghi 1, che è un po' brutto. Però se controlli una creatura con volare, neutralizza con la magia a meno che il controllore non paghi 4. Potremmo definirla una magia tribale. E come sapete, io ho questa grande attinenza con le magie tribali. E cazzo, mi piace. Mi piace. Ma questo mi piace ancora di più. Riddleform, perché lo avremmo avuto comunque quando la Wizard si sarebbe ricordata di implementare Amonkhet su Arena. Però ce lo stanno anticipando. E io adoro questa carta. Non so quanto UR Spell possa avere un potenziale futuro in questo o nel futuro standard, però so che c'è Opt, c'è Shock, probabilmente ci sarà Shock ancora per un po', in caso queste carte saranno, come si dice, subentreranno a queste carte il presagio rosso e il presagio blu, quindi insomma più o meno siamo lì. E che più o meno sono la base di questo tipo di mazzo. Quindi, boh, mi piace. Ripeto, se però la Wizard implementasse Amonkhet su Arena, potrei avere anche il Soulscar Mage, che è l'altra carta che manca praticamente per fare UR Prowess anche su Arena, e io voglio farlo. Transmogrify, Sorcery, costo 4, esilia una creatura bersaglio. Il controllo di quella creatura rivela carte alla cima del mazzo finché non riveli una creatura. Quindi la metti in gioco e le altre vanno rimescolate nel grimorio. Praticamente polimorfismo. E ovviamente il primo commento che viene fuori è ovviamente quello che stiamo tutti pensando. È un polimorfismo cambiato di un colore in arrivo. Per fortuna che hanno bannato la gente del tradimento. Vero? Cazzo. Ci saremmo ritrovati anche questa con l'agente del tradimento, ma non vi preoccupate, perché comunque la sfinge imbersagliabile che ci fa pescare 14 a turno e fa anche guadagnare vite, c'è ancora. E questi sono gli spoiler di oggi. Goblin Arsonista, quando muore fa un danno a un bersaglio. Questo drago che si chiama Hellkite Punisher, Nimbo Infernale Punitore, però vola e pagando un rosso prende più 1 più 0. Io non capisco in che modo questa carta dovrebbe punire qualcosa in qualche modo, a parte magari punire chi la sta giocando perché costa 7 e se la ritrova in mano per 26 turni. Però vabbè, questa non lo so come valutarla e vorrei che mi aiutaste. Earthfire Emulator costa 2 prowess, quindi si pompa. Paga uno rosso, sacrificalo, fai danno pari alla sua forza a una creatura o un planeswalker. Mi fa strano che abbiano messo un mana rosso da pagare, però magari perché è super mega iper aggressivo, quindi col rosso se lo può permettere. Fosse stata una carta normale si sarebbe sacrificato a gratis. Ricordate l'articolo di sabato di questo simpatico signore che gli piace fare le carte che gli piacciono
ma che è suo fondamentale dovere e responsabilità fare anche le carte che piacciono ai giocatori. A lui piacciono le carte che raddoppiano gli effetti. Quando una cosa fa danno, fa il triplo del danno. Già che siamo qui, vorrei iniziare a fare anche un veloce, ma quanto efficace, piccolo spoiler barra analisi di tutte le carte già uscite di un determinato colore. E ho deciso che le carte di quel determinato colore di oggi saranno quelle nere. E quale modo di iniziare uno spoiler se non con la carta più bella delle carte belle? Nuova ennesima versione di Liliana e mi piace. Perché non è una Liliana inutile come parecchie altre Liliane. Ma non lo so. Allora, costa 4. Più 1, entra con 4. Più 1, ogni giocatore scarta una carta. Ogni avversario che non può perde 3 vite. La parte negativa che c'è in me mi dice che ci sarà sempre un avversario, a parte monorosso magari, in cui avrà qualcosa da scartare in mano. Però mi piace molto che finalmente questa Liliana non punisca eccessivamente anche me, che se sono a top deck e non devo scartare niente, almeno io non perdo le 3 vite. Però quel meno 3, una creatura bersaglio prende meno X alla fine del turno, dove X è il numero di carte nel tuo cimitero. Mi pare parecchio una cagata. Cioè, nel senso, so che nel giusto contesto, nel giusto mazzo può essere forte, però presa in generale è un'abilità di merda. Diciamo che la stiamo giocando in curva, quindi di quarto turno abbiamo poggiato giù questa Liliana ed abbiamo bisogno di levare una creatura. Meno 3 la mando a 1 per fare meno X, dove se ci va di culo X è uguale a 1? 2? Quindi, ok, è una Liliana che richiede di essere giocata in un mazzo ben preciso, forse, in un contesto particolare, quindi in un qualcosa che riempie il cimitero o se non altro in late game, oppure semplicemente la appoggiamo giù e sempre e comunque facciamo scartare l'avversario. Attenzione, far scartare l'avversario non è una roba sbagliata, cioè iniziare ad andare a colpire la mano dall'avversario. Va benissimo. Però il fatto che giocando in curva questa carta non sia possibile sfruttare in maniera ottimale un'abilità come il meno 3, cioè che praticamente la uccide, non lo so, non mi rende particolarmente contento, non mi eccita del tutto, non riesco a farmi andare questa abilità, nel senso. Molti altri planeswalker, ce ne sono stati un paio che avevano abilità negative, che tipo il turno in cui l'appoggiavi non potevi usarla. E una di queste è stata un'altra Liliana. Ma va bene. Ma non lo so, il fatto che sia situazionale questa abilità su questa carta, in questo preciso contesto, non mi piace. Meno 7, ottieni un emblema che dice: all'inizio della tua combat di ogni turno, prendi una creatura da un cimitero qualsiasi, mettila in gioco sotto il tuo controllo e guadagna rapidità. Praticamente è come l'artefatto quello a costo 7 di no, Monkhead. Quello dopo di Monkhead. Vabbè, lo sapete, ok, che rianimava le creature, solo che è un pelo più lento, un pelo più possibile giocarci incontro. Quello lì, se non avevi la risposta subito, 4-4 rapido. E qui insomma ci è andata un pochettino più meglio. Ecco, carta numero 2, Grim Tutor. Allora, io sono d'accordo con la politica della Wizard di alzare il power level delle carte in un certo modo e di mettere dentro delle espansioni da standard anche carte da Modern e da Commander, ad altri formati. E questo è un ottimissimo esempio, un po' come facevo prima, ha abbassato drasticamente il prezzo di questa carta e nel breve periodo probabilmente lo abbasserà ancora di più. Adesso sta tipo sui 10-12 euro, almeno l'ultima volta che ho controllato.
Però insomma è una carta da Commander, un tutore, sempre di quelle carine. Io non sapevo neanche che esistesse, devo essere sincero, probabilmente l'avrò visto una volta, ma Commander spesso e volentieri vive di tutori e mi fa piacere che ci sia questa carta. È giocabile anche in standard o comunque in altri formati che non siano appunto Commander? Ci ho pensato un attimo su e sì, è possibile. È possibile in determinati contesti, che però secondo me saranno molto più, come definirli, molto più attuabili di quello che pensiamo. Nel mio ragionamento, nel mio pensiero, mi sono ricordato di un mazzo di uno standard di Ixalan a Monkhead, se non sbaglio, che usava la conquista dello stratega oscuro, che è un tutore che costa 4, che ci fa cercare nel mazzo o nella side. È ancora più costoso di questo, fortunatamente lo fa perdere vite e anche il bonus di cercare nella side. Questo da un certo punto di vista è più debole, meno costoso ma più debole. Però voglio dire, in che contesto si giocava quella carta? Se eravamo disperati, tappiamo 4 e andiamo a cercarci la carta, passiamo. Se però non lo eravamo, era incentrato in un mazzo Abzan, se non sbaglio, comunque Golgari, una roba del genere, che rampava tanto, tirava giù, aveva gli artefatti che mettevano giù i token tesoro in modo da generare un sacco di mana, in modo da fare più o meno, tra virgolette, tutto nello stesso turno, un sacco di mana. Ne usavo 4 per la tutela, il tutore, andavo a cercarmi una carta nel side, nel mazzo, facevo quello che dovevo fare e avevo anche il mana per fare altro. Concettualmente, essendo che comunque Ramp è già un qualcosa in questo particolare formato e continuerà ad esserlo, lo vedo fattibile. Per quanto riguarda formati un po' più grandi, concettualmente il concetto è sempre è lo stesso. Non è quel genere di carta che vorrei fare tipo di turno 3 o comunque fare quella, cercare una carta e passare. Però dovessimo trovarci in una situazione in cui abbiamo un mazzo che può generare mana, abbastanza mana per dire faccio il tutore e un'altra giocata impattante, cioè non è che faccio tutore e poi accelerino e dico ah, ho fatto vantaggio, no. Se dovessimo riuscire a fare tutore e una giocata interessante, diventerà fattibile. Per quello che sarà lo standard, che avrà molto da che dire col ramp, secondo me sarà fattibile. Per quanto invece sarà Pioneer, Modern, eccetera, questo ancora non lo so dire. Volume del Massacro. Quando entra -2/-2 a tutte le creature che un avversario controlla fino alla fine del turno. Quando una creatura muore, quel giocatore perde 2 vite. Allora, secondo me, se di turno 6 riusciamo a tirarla contro agro, abbiamo abbastanza fatto partita. Però, un po' nel discorso che Ramp ci sarà comunque anche dopo, un po' nel discorso di in che mazzo magari tipo andare a giocarla, io la vedo bene in combinazione con l'amichetta Tassa, che tipo entra fa -2/-2, quello che sopravvive viene blinkato e si becca un altro -2/-2. Credo che potrebbe funzionare, credo che potrebbe essere una cosa molto carina. E quale modo migliore per sposare questo vermone con Tassa se non Giruda? E credo proprio avesse bisogno di un altro giocattolino del genere. Necromanzia, ennesima stregoneria che dici una carta e l'avversario se le rimuove tutte quante. Questa è molto forte perché dici nomina una carta che non sia una terra base, che è tanta roba, può andare a colpire tutto, e soprattutto è monocolor, perché era tipo Unmured Ego, l'ego dissennato, che cazzo è. Però insomma non è blu nera, è solo nera, quindi possiamo giocarla anche in bianco nero, per esempio. Per ogni carta esiliata in questo modo dalla mano, l'avversario ci fa uno zombie. Non sono molto fan di questa cosa, però insomma già se fa uno zombie credo sia tanta roba, quindi le soluzioni in cui le situazioni in cui ci saranno più di uno zombie in campo saranno veramente pochissime. Ok, queste rare qua penso magari le guarderemo in un altro momento perché volevo scendere un attimino su le altre carte tipo queste. Vabbè, questa è abbastanza carina, costa 4,
Quando entra in gioco ci milliamo quattro carte, la sua forza è pari alla forza più grande di quella che abbiamo al cimitero. Quindi nel mazzo giusto può essere carino, ma queste, penso che le vedremo in un altro momento. Volevo un attimo fermarmi su queste due qua. Allora, Grasp of Darkness, io sono un grandissimo fan di Grasp of Darkness, secondo me è tra le migliori removal del formato e le migliori removal del colore, scusate. E soprattutto in questo particolare momento è una risposta al nero a costo 2 per Winota. Questa merda uccide Winota e la uccide anche in fretta, perché l'alternativa poteva essere l'atto spietato oppure di turno con 3 mana il cavaliere. Abbiamo una risposta in più e mi piace. Mi piace un po' meno che la Wizard sapeva che avrebbe stampato comunque questa carta, ma tutte le divinità di Theros in questo momento hanno più di 4 di costituzione. Questa avrebbe potuto uccidere anche le divinità. No, era troppo difficile. Ultima carta, perché il video sta andando un po' troppo per le lunghe. Eliminate. Distruggi una creatura bersaglio, un planeswalker bersaglio, che con costo invertito di mana pari a 3. Allora, vi avevo già espresso che non ero particolarmente eccitato di questa carta quando l'avevano data per rara. Il fatto che ora l'abbiano data per non comune in realtà mi lascia abbastanza indifferente. Non me ne frega un cazzo di avere una carta che distrugge una creatura, un planeswalker, se poi ci metti una limitazione. E continuo a fregarmene ancora meno del fatto che costi solo 2 e che abbia un mana colorato in meno rispetto ad esempio al Murderous Rider. Cosa cazzo me ne faccio in questo momento? Cioè, allora, l'unico planeswalker a 3 che sia tantamente giocato in questo momento è Teferi. E non possiamo tirargli questa in risposta, non possiamo fare un vero e proprio vantaggio da questa carta contro Teferi. Quando Teferi ruota fuori, ci sarà un Teferi più grande che questa non uccide. Potremmo ucciderci Narset adesso, ma il problema vero è Teferi, perché è Teferi che vediamo una volta sì e una volta pure, non è Narset, ok? Qualcuno dice, eh sì, però puoi giocarla negli altri formati dove effettivamente i costi delle creature sono un po' più basse. E quindi anche i planeswalker tipo in Modern c'è Liliana del Velo e la Liliana alla stop, in Pioneer c'è la Liliana alla stop, c'è Teferino, lo stesso, quindi è lo stesso problema, c'è Narset. Se la minaccia è assoluta, una risposta con delle limitazioni non va bene. E per questo posso apprezzare questa carta fino a un certo punto, ma fino a un certo punto. Un ottimo motivo però per apprezzare questa carta è l'art, tra virgolette, alternativa del font, perché questa è una promo FNM. E sapete che io sono abbastanza uno che sbava dietro alle art alternative e tutto quanto. Quanto ci stiamo perdendo? Beh, per ora ancora tanto. Ho lasciato qualcosa in disparte. L'ho lasciato in disparte perché voglio parlarne in un altro momento, in un video dedicato. Tipo, beh, questa mi piace, ma voglio farci un video dedicato. Questo mi piace, ma voglio farti un video dedicato. Anche questo. Vabbè, ok, abbiamo capito. Ci ritornerò sull'argomento in un modo o nell'altro con un video, con un post su Facebook, YouTube, eccetera, eccetera, eccetera. E il video sta andando un po' troppo per le lunghe. So che ad alcuni di voi piace sentirmi parlare, ma ad altri, soprattutto a me che poi devo editare il video e tutto quanto, magari un po' meno. Quindi ho già parlato abbastanza. Fatemi sapere. Cosa ne pensate di questo particolare colore? Io sono abbastanza contento, soprattutto a livello delle ristampe, anche se sono un po' preoccupato dell'impatto che molte di queste carte potranno avere in futuro. Fatemi sapere le vostre preoccupazioni, se vi sono piaciuti gli spoiler di oggi, se quando i Fabled Passage saranno disponibili a basso prezzo, sarete contenti di averli a basso prezzo, e se sarete lo stesso contenti di che quando arriverà il momento in cui li vorrete dare via, vi diranno ti do 2 euro e una stretta di mano. Perché non posso credere di dover dire queste cose per una ristampa di una terra così, però una parte di me lo pensa e sono contento che ci sia disponibilità di questo genere di carte un po' per tutte, però guardo anche dall'altro lato. Quindi non lo so. Sono un po' curioso di sentire anche la vostra opinione. Ho già parlato abbastanza, ci vediamo al prossimo video.